Tenete lontani i bambini da questo film. Ok, forse sto un po' esagerando, ma in quanto appassionato di animazione e prodotti che senza censura dicono quello che devono dire, che sia comicità, satira o semplicemente raccontarti una storia, non posso che avvisarvi del contenuto di questo video, considerato che oggi vi racconterò di Anomalisa, un cartone animato in stop motion che però purtroppo è rimasto mezzo sconosciuto al grande pubblico. Ah, vedi, ora ce ne parla Trema, bella, allora diventerà famosissimo per forza, eh? Ok, non accadrà questo, comunque a proposito di per forza, uno dei meriti più importanti dell'esistenza di questo mio piccolo contributo va attribuito proprio a Dario Moccia, che qualche anno fa ha approfondito il concept e il significato di questo lungometraggio d'animazione in un video dedicato. Grazie Dario, quel capitolo della nerd cultura l'avrò visto mille volte ed è proprio grazie a te che anni fa comprai il Blu-ray del cartone. Questo video sarà lievemente ispirato da quello di Moccia, ma credo sia inevitabile considerato che è proprio grazie a quel video se mi sono interessato ad Anomalisa. Ma che cos'è Anomalisa? E perché è importante parlarne adesso? Perché mi va, comunque stiamo parlando di un film realizzato con la tecnica dello stop motion. Come Galline in fuga, Wallace e Gromit, Coraline e La mia vita da zucchina, lo conoscete? Anomalisa è diretto da Duke Johnson e Charlie Kaufman, giusto l'ultimo stronzo che ha scritto la sceneggiatura di qualche robetta tipo Se mi lasci ti cancello con Jim Carrey. Ma il titolo è brutto, sembra un cinepanettone in italiano, eh? Bravo, te sei originale. Anomalisa è un bellissimo viaggio in cui vediamo il nostro protagonista, Michael, essere schiavo e recluso all'interno di un contesto psicologico opprimente, deprimente, il quale lo porta ad essere totalmente piatto e se vogliamo apatico, e il tutto come sarà mostrato nel film? Beh, con una scelta molto particolare, ossia l'uomo che si trova in un hotel per una conferenza di lavoro a Cincinnati percepirà ed ascolterà ogni voce di ogni singolo personaggio come fosse sempre la stessa voce, non attribuendo alcun significato o emozione ai suoni o alle parole prodotte dagli individui intorno a lui, ma vivendole come piatte, tutte identiche e impersonali, percependo zero emozioni o stimoli di qualsiasi tipo. I volti delle persone sono pressoché tutti simili, non si distinguono in alcun modo, fino a quando incontrerà una persona che, oh cazzo, ma lei ha una voce diversa, reale, ma che succede? Una ragazza, Lisa, che riesce a differenziarsi da tutta quella massa di gente noiosa e grigia che Michael, in piena crisi di mezza età, è costretto ad incontrare ogni giorno. Questo scatenerà nell'uomo una reazione di sorpresa, ma anche di attrazione nei confronti della ragazza, come rappresentasse l'unica via d'uscita dal torpore esistenziale che sta vivendo. Michael ha una famiglia, una moglie e un figlio, ed è triste vedere come anche le persone più importanti per lui, in teoria, abbiano le caratteristiche precedentemente indicate. Come se la sua intera vita e ciò che si è costruito piano piano si sgretolasse di significato davanti ai suoi occhi e davanti il suo cuore. Stiamo parlando di un cartone animato profondissimo e che trasmette un meraviglioso messaggio tramite delle scelte di sceneggiatura e regia degne di nota. E poi ragazzi, c'è una delle scene di sesso più spontanee, realistiche ed emozionanti mai realizzate, soprattutto in stop motion. La stop motion è un valore aggiunto a questo prodotto poiché permette un gioco di movimenti molto particolare da parte dei personaggi e conferisce un certo fascino al mood generale del film, anche sicuramente grazie alla regia e alla fotografia molto calda e intima. In questa scena d'amore di sesso non ci sono fuochi d'artificio o chissà quali momenti d'azione incredibile, ma solo due persone imbarazzate e vogliose di fare un'esperienza nuova, eccitate ed attratte dall'altro, ma allo stesso tempo impacciate e impaurite. Questo film è assolutamente da recuperare, non solo perché dopo 5 minuti di visione è talmente ben realizzato e realistico che ti dimentichi di star guardando un prodotto d'animazione, ma anche perché tutto assume sempre più significato pian piano che si procede con la pellicola, riuscendo ad empatizzare con i personaggi, vivendo la storia insieme a loro, al commovente ed emozionante finale. Il film presenta numerosi primi piani perché non ha paura di mostrare la vera anima dei protagonisti attraverso i loro sguardi, la loro introspezione, il tutto supportato da un aspetto grafico degno di nota. Considerando che mostrare dettagli di un personaggio animato in stop motion potrebbe nella stragrande maggioranza dei casi evidenziare difetti ed imprecisioni. Ma tutto questo non accade, anzi fornisce ancora più rilevanza ad un film pensato per un pubblico maturo e adulto, sia per i temi trattati che per l'assenza totale di censure, sia nei dialoghi che nella messa in scena. Da sottolineare è anche il doppiaggio sporco, ricco di imprecisioni in lingua originale e caratterizzato chiaramente da pochissime voci, anche in italiano, proprio per esigenze di sceneggiatura. È incredibile come i miei prodotti d'animazione preferiti siano sempre volgari e boh, doppiati da poche persone. Vedi South Park, no? Comunque prima o poi farò un video enorme su South Park, se lo vuoi scrivimi
Hashtag Parco a Sud. Anomalisa è quindi un film tutto da scoprire, vi farà emozionare come pochi altri prodotti del genere. E io, per concludere, lascerei la parola a Dario. Anomalisa è un film che va guardato e riguardato per scoprirne ogni segreto. Riderete, piangerete, rimarrete sconvolti, poi stupiti e potrete odiare o amare certi personaggi. Perché alla fine il filmone di Kaufman e Johnson è proprio questo, la vita. Grazie di aver visto questo video, ragazzi. Scrivetemi se vorreste altri video su argomenti del genere. E grazie a Dario Moccia, spero non mi butterà giù il video. E alla prossima, un saluto da Tremabel. Guarda che bello che è, bello cucciolino mio. Tremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi.